Buongiorno a tutti e benvenuti in questo videocorso in cui andremo a vedere l'utilizzo di uno dei cloud, quindi di una delle soluzioni di archiviazione appunto sulla nuvola, cioè sul web più diffusi al mondo. Qual è il servizio offerto da Google, che è appunto Google Drive? Drive è un termine tipico dell'ambito informatico che riconduciamo a unità. Fin dei conti anche l'hard disk del nostro computer è un drive. Quali requisiti per poter usare ed archiviare i documenti su Google Drive? Un requisito solo, cioè il possesso di un account di Google, quindi di un indirizzo di posta elettronica chiocciolagmail.com. A questo punto, come potete vedere dallo schermo, qui siamo nella home page di Google. All'interno della home page di Google andiamo a cliccare in alto a destra sull'icona del menu delle apps di Google e andiamo a scegliere a cliccare sulla icona di Drive. Punto, vedrete che se Drive lo usiamo per la prima volta, lo schermo si presenterà praticamente bianco. Se il nostro Drive invece è già utilizzato, avremo una ripartizione di Google Drive che conterrà cartelle come quelle in alto o singoli file. Questa è una finestra che ci invita a sincronizzare, per cui clicchiamo su X, accantoniamo questa funzione che non occorre. Google Drive è stato di recente ridisegnato. Vediamo ora, in questo caso, come caricare su Google Drive un file a noi necessario per poterlo ritrovare ad utilizzare ovunque e condividerlo con un nostro contatto, facendo in modo che il nostro contatto lo possa solo visualizzare senza modificarlo o cancellarlo per sbaglio. Come vedete, clicchiamo in alto a sinistra su Nuovo e a questo punto scegliamo Caricamento di file. Si aprirà una finestra che ci permetterà di scegliere all'interno del nostro computer. All'interno del nostro computer noi andiamo per esempio a cliccare Immagini, andiamo scorrendo, scorrendo, scorrendo a prendere la nostra foto di Pinco Pallino al mare, clicchiamo su Apri che sta per Ok. Una breve finestra di caricamento in basso a destra ci avvisa che l'operazione è in svolgimento. A questo punto chiudiamo il piccolo riquadro con X e andiamo a cercare in ordine alfabetico la foto di Pinco Pallino al mare. Scorriamo un momento, eccola qui. La clicchiamo. Due modalità di utilizzo: o clic sull'icona del mezzo busto con il più, oppure clic tasto destro sulla foto. A questo punto andiamo a scegliere Condividi. E osserviamo ora come condividere con un nostro contatto, facendo appunto in modo che il nostro contatto visualizzi e non tocchi. Inseriamo il suo indirizzo email, in questo caso io inserisco iffsanremo@gmail.com. Andiamo ad agire sulla tendina a destra. Se compare la matita, il destinatario può modificare, se io clicco può visualizzare, abbiamo l'icona di un occhio. Questa è la soluzione che adotteremo quando condivideremo all'esterno. Nello spazio aggiungi una nota, inseriamo un testo descrittivo di accompagnamento. Ciao, ti invio la foto scattata di recente al mare. Che ne dici? La puoi comodamente salvare sul tuo computer. Se vogliamo, cliccando su Avanzate in basso a destra, abbiamo ulteriori opzioni da pilotare. In realtà qua vedete che abbiamo la riconferma di chi sia il proprietario, in questo caso Andrea, dunque io, chi siano i destinatari e quali permessi abbiano, il messaggio di accompagnamento e al limite la possibilità, cliccando invia una copia a me stesso, di ricevere sulla nostra casella di posta ciò che gli altri dovranno poi andare a ricevere. A questo punto, se l'operazione è terminata e vogliamo inviare il nostro file in condivisione, con la sola visualizzazione da parte di chi riceve, sarà sufficiente cliccare invia. Dopodiché confermiamo con fine ed ecco che la nostra condivisione sarà perfezionata. Questa è una modalità ottimale tutte le volte che vogliamo conservare su un archivio cloud dei materiali e che vogliamo portare questi materiali a conoscenza di altri, un po' come se avessimo sostanzialmente la nostra chiavetta,
ma di fatto servendoci dei 15 GB gratuiti che Google Drive mette a nostra disposizione. Buon lavoro e buon utilizzo di Drive!